Prima del bilancio contabile, ma che bilancio possiamo fare di questa amministrazione comunale di Serni ad oggi? Ma fino adesso il bilancio veramente direi sconcertante, prima di tutto per i modi come viene portata avanti la politica amministrativa di questo comune e poi nei fatti, nella sostanza, dalle cose che toccano più i cittadini come le tasse, come la scarsa attenzione per le problematiche sociali. E queste sono tutte cose che insomma lasciano veramente molto, molto perplessi. E poi ci sono i fatti contabili come il bilancio di previsione per quest'anno, che è stato presentato praticamente con gravissimo ritardo l'anno scorso, e adesso abbiamo un bilancio consuntivo, il rendiconto della gestione, che è scaduto, i termini sono scaduti il 30 aprile, e anche questa volta il prefetto ha dovuto diffidare l'amministrazione comunale per tenere questa assise, e praticamente siamo alle solite, cioè può capitare una volta, ma qua puntualmente si verificano queste cose che già lasciano perplessi e fanno pensare veramente che la gestione è veramente, veramente molto lacunosa. C'è molta litigiosità nella maggioranza. Beh, poi ci sono questi, tra virgolette, avvertimenti che arrivano ogni tanto al sindaco e all'esecutivo da parte di un gruppo della maggioranza che tenta un attimino con delle azioni di disturbo abbastanza significative, come quella di far mancare il numero legale nello scorso consiglio comunale, che sono dei segnali molto forti. Però io chiedo anche a questi consiglieri di maggioranza poi di assumersi le proprie responsabilità e di andare fino in fondo se vogliono qualcosa che cambi qualcosa di concreto. Se poi sono solo in cerca di visibilità e di poltrone, questo è un altro paio di maniche.